Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo episodio della serie Proviamolo e questo è un episodio abbastanza speciale perché per la prima volta provo Fallout 76. A dir la verità è la prima volta che provo un Fallout in generale perché dovete sapere che non ne ho mai giocato uno in vita mia. Lo so, è una saga che dovrei recuperare, prima o poi lo farò, però mi incuriosiva provare Fallout 76 perché ha una struttura da MMO e forse ci trovo un pochettino più di familiarità, dato che di MMO nella mia vita ne ho giocati parecchi e soprattutto, insomma, dopo 10 anni di WoW alle spalle, penso di potermi ritrovare su certe dinamiche. Magari non è vero e mi sto per impelagare in un qualcosa che non capisco. Però tant'è, proviamolo ragazzi. Quindi, gioca, probabilmente mi faranno creare un personaggio o qualcosa del genere. No, mondo trovato? Attendere? Ah, così direttamente proprio? Ok. Beh, sì. Ovviamente ci sarà tutto il caricamento. Facciamo una pausa, va. Anzi no, non serve. Abbiamo lottato e ora la minaccia rossa è alle porte. La democrazia stessa rischia il collasso totale. Ecco perché oggi, 4 luglio 2076, a 300 anni dalla nascita della nostra grande nazione, celebriamo il completamento del Vault 76. Questo enorme rifugio sotterraneo è stato progettato dalla Voltec, ma lo avete costruito voi, rispettabili americani, per far sì che se le bombe dovessero annientare ogni cosa, il nostro modo di vivere perduri. Ma non tutti si salveranno. Solo i migliori della nostra nazione potranno entrare in questo Vault. Poiché quando la guerra sarà finita e la polvere radioattiva si sarà posata, sarà ora di ricostruire non solo i muri, non solo gli edifici, ma i cuori, le menti e infine l'America stessa. Mentre siamo qui, preghiamo che il mondo conosca la pace. Ma se il nostro destino fosse una guerra inevitabile, sappiamo che insieme, qui nel Vault 76, il futuro inizia ora. Quindi però è ambientato dopo l'uscita dal Vault. Due cose in croce di Fallout, lo so ragazzi, ambientato in un mondo post-apocalittico. Sono questi Vault che tengono la gente al sicuro, poi si esce e c'è il disastro nucleare. Ok, allora, la testa per... ok. Siamo segregati da troppo tempo. Ah, va bene. Extra trucco. Datemi un secondo per personalizzare un po' il tipo, va. Vabbè ragazzi, allora, l'editor ci vuole veramente un sacco, è veramente scomodo, perciò sapete che c'è. E scatta una foto. Facciamo così. Va bene. Basta? Esci? Ok. Cede nuovamente alla modalità foto aprendo la mappa quest, quindi premi T, va bene, ok, d'accordo. Qui, terminale.
Video giornata di rigenerazione, siete tutti invitati, riproduci olonastro. No, ma che... Esci. Via. Va bene. Allora, questa è la mia stanzetta, quindi. Prendi il Pip-Boy. Che sta succedendo? Si è puntato tutto. Già. Ok, sapete, ho dovuto rilanciare il gioco e rifare il personaggio, che adesso è completamente diverso, ma non me ne frega niente, quindi... Bene così. Provenite da ogni genere di esperienza, razza, colore e ceto sociale. Ma c'è una cosa che vi accomuna. Siete il meglio... Ok, giornata della rigenerazione. Mi tab per aprire il tuo Pip-Boy. Va bene. Va bene, ok. Il visuale in prima persona e quello in terza persona? Ok, sì, preferisco. Decisamente. Sappiate che la volta che è fiera di voi, io sono fiera di voi. Dove devo andare? Di qua. Mentre ascoltate queste parole, io sono già partita da diverse ore. Ho la mia... Che cosa? ...da compiere qui nella Palacchia. Crutchley. Salve. Infine, la tua giornata della rigenerazione. Scommetto che non vedi l'ora di uscire. Va bene, sì. In effetti non vedo l'ora di uscire. Stay hydrated. Scopri la missione del soprintendente. Se ti ferisci e ti capiterà, usa gli steampack. Ti salveranno la vita, letteralmente. Steampack curano lentamente i danni subiti. Premi il comando rapido più per usarli. Oh, oh, non posso usarlo. L'ho abilitato qualcos'altro. Quindi, signore, lascerai il... Power is key. Aspetta, scorte per la creazione. Aspetta un attimo, perché mi sa che ho saltato una cosa. Purificata. Rad X. Consumare le bevande e riempire la barra della sete. Ok, oggetti provviste. Il Rad X mi sa che è per, per le radiazioni, vero? Join a team. Cappello da festa. Va bene, aspetta, ma Merriman... Di qua? Cos'è questo? Terminale del soprintendente. Rapporto Voltec, vediamo un po'. 5 anni dopo la chiusura delle porte del Volt, dovrebbe preparare gli abitanti a lasciare il Volt 76 per iniziare il processo chiamato presenza di autorità. Va bene, ok. Ah, rottami di acciaio aggiunti. Parametri del Volt. I progetti più importanti. Ovviamente dovrà affidare sfide per quando sono stato preparato. Va bene. Procedure dell'operazione. Compiti quotidiani. Spegnimento forza. Ah beh, ma mi interessa questo. L'olonastro che fa? È un video che... Registro del soprintendente. O forse dovrei dire comunicazione diretta. Perché chiunque sia all'ascolto ha avuto il coraggio di venirmi a cercare. E basta? Vabbè, senti. Andiamo, va. Andiamo al sodo. Abbandona il Volt 76. L'esterno è garantita grazie al centro di assistenza mobile per la produzione. Costruisci un campo dopo aver lasciato il Volt. Ma appena sarai in mezzo alla natura, apri il Pip-Boy e premi Z. Ok. Ti prego, signore. Non posso più fingere che sia la giornata della rigenerazione. Carte talento. Ah, livello 1. È salito. Oh. Ok. Carisma, tua abilità di coinvolgere il prossimo. Endurance, perception. Carine queste. Forza. Peso che puoi trasportare sui danni degli attacchi in mischia. Arrivare molto tempo. Precisione delle armi nello spav. Mirare agli arti. Va bene. Ok. Accettiamo.
Va bene. Equipaggiamo. Yeah! Sono salito. Ok, questa è l'uscita proprio del Vault, mi sa, eh? Ma non sono più così io. Vabbè, non importa. Questo è un qualcosa di buggato. Sono già a livello 2. Vabbè, spero di trovare delle armi molto velocemente. Pistola gamma infligge danni a radiazioni, quindi efficace soprattutto contro avversari umani. Vabbè, svariatissimi tipi di armi. Wow. Ok. Siamo usciti. Si è iniziata l'anima del Wayward. Bellissima funzionalità. Oh, signore! Quelle giovani signore laggiù sembrano eccessivamente vive. Eh? E queste? Ah, parla con Lacey. Ehi, ehi, calma. Non sono una minaccia. Avrei solo qualche domanda. Provieni da quel Vault, giusto? Pensavo fosse vuoto, ma la porta è ancora aperta. Probabilmente è vuoto, dubito vi sia rimasto qualcuno. Fanculo, abbiamo perso la nostra occasione. Ci serviva davvero. Abbiamo avuto una dritta al Wayward. Conosci il nuovo locale lungo la strada? Dunque, questo tizio ci ha detto... Dopo aver ricevuto i nostri ultimi tappi. E diceva che dentro quel Vault... Beh, è lì dentro che si trova l'enorme cosa. Ah, che cosa ha combinato? Va bene, raggiungi il Wayward. Mi sacco inavvertitamente un gomilluminescente. Raccogliamo... Piante selvatiche. Jerry riempie la barra della fame. Pip Boy, oggetti provviste. Cibo marcirà con il passare del tempo, quindi non aspettare troppo prima di consumarlo. La barra della fame si svuota col tempo. Chissà dove si trovano però tutte queste cose. Wow! Ma aiuto! Ma non ho armi, non ho niente. Almeno credo, giusto? Un luminescente, un guento curativo. Dati, radio. Ah, ok. Robert Miller. Caffeina Camp. Il Wayward. Ok. Sì, ma... Come faccio a menare que... Aspetta un attimo, forse mi possono dare un'arma quelle. Quindi siamo nel posto giusto. Dove c'è l'enorme cosa? Ma di cosa stai parlando? Ecco, di quella cosa che ha attirato tutti qui, del tesoro. C'è un tesoro qui? Beh, sì, così almeno dicevano alla radio. Ma scusa, tu dovresti saperlo, no? Te l'avevo detto, Lacey. Era una truffa. Ma quelli erano i nostri ultimi tappi. No, qualcuno deve pur sapere qualcosa. Ci fermeremo solo quando l'avremo trovato. Magnifico. Grazie per le risposte, credo. Quanto cavolo ci mettono? Beh? Restituire il favore mi pare il minimo. Possiamo aiutarti con altro? Servirebbe un'arma. Che caso hai un'arma da prestarmi? Ti hanno mandato qui senza armi. Praticamente una condanna a morte. Ecco, tieni. Grazie.
Veniamo dalla Virginia. Mondo fuori. O almeno da quella che era la Virginia. Da quella parte ci sono zone molto calde. E le poche aree vivibili sono state ripulite piuttosto in fretta. L'Appalachia è pericolosa. Molto pericolosa. Ma meglio di dove stavamo prima. Ma che lentezza tra una cosa e l'altra. Vabbè, andiamo intanto. Macete. Ah, grazie. Bene. Un'arma da fuoco era troppo, vero? Protectron dei soccorritori. Questo robottino. Volantino di propaganda e rottami di acciaio. Ok, ma non ce n'è un altro? Erano in due, mi pare, prima. Vabbè. Ma visivamente pensavo peggio, cioè non è male in fondo. Fiore della fuliggine. Cos'è questo? Cerva radioattiva. Bene. Cosa può esserci di meglio? Colono. Ho la gola in fiamme. Per caso hai un po' d'acqua? Un'acqua purificata. Quando fa così caldo, la tua generosità è aria fresca. Ah, reputazione coloni. Ok. Il banjo e... Teniamo d'occhio gli spostamenti dei predoni. Ok, hai un'arma, ho trovato delle munizioni, ma sai com'è? Potrei suonare il banjo, ma non mi interessa più di tanto, sai com'è? Poi, io sono... Ok, da questa parte... Vabbè, stavo scendendo più o meno nella direzione giusta, mi pare di capire. Ah, sono comparse delle altre barre che prima non c'erano, in effetti. O non le ho viste io e mi sono rincoglionito... Oppure non c'erano, dannazione. Sti scattini non fanno presagire niente di buono, però... Vabbè. Pazienza. Ok, vabbè, devo prendere la strada e andare al locale. Sono armato solo di un fottutissimo macete. Vorrei davvero tanto un'arma da fuoco. Però poi le munizioni immagino si troveranno... Che cos'è quello? Protectron di livello 2. Come sono anch'io di livello 2. Cercherò di evitarlo. Lo scenario è desolante, però contestuale. Cioè, nel senso, mi sembra... fatto bene per quello che è. Ok. Magari trovo qualcosa qui. Tipo un'arma da fuoco. Aperto tenuta Wixon. Wow. Cosa? Cadavere pietrificato. Mio Dio. Le radiazioni riducono la salute massima. Usa il Radaway per curarle. Oh oh. Che cazzo è? Oh mio Dio. Ma che schifo di merda è? Ardente. No, guarda. Corto, fucile da caccia. Oh. Ok. Mi piace. Allora, aspetta, Oggetti, armi. Un artigianale. Armatura, vestiario, cibi e bevande, provviste, Radaway. Steampack. Ok. Varie. Olonastri.
Spillatore di Nuka-Cola, nota, volantini di propaganda, materiali, modifiche, munizioni, ok. Speriamo tanto di trovare qualcosa. Ah, R per l'inventario, scusa, per ricaricare. Ah, mica ho pochissime munizioni. Allora. Bene, la via è questa. Quella giusta. Proviamo a sparare, va, che voglio testarla la cosa. Sono quasi certo che... Madonna, ma come si muovono male a scatti, madonna di Dio! Mio Dio. Ma che è? Chiave regolabile, estremità del tirante. Ok. Ok, mo la R ricarica. Sfuse forbici. Sto trovando cianfrusaglie varie che non so che utilità possano avere, ma... Madonna, il movimento dei nemici è orribile, ragazzi. Mi sa tanto che ha a che vedere con il server. Cioè, spero che... Spero di sbagliarmi, ma mi ha dato quell'impressione. Sembra la tipica lag da server. Beh, sì. Che giornata. Ciao. Ma quasi dimenticare che il mondo è finito. Interno riservato a squadra. Un'area privata dedicata unicamente al tuo personaggio. Solo tu e i tuoi compagni di squadra potete stare in questo ambiente interno. Amici sconosciuti non possono unirsi. Compi scelte per la storia che hanno conseguenze importanti. I progressi vengono salvati con meno frequenza in un ambiente interno in solitaria. Assicurati di raggiungere il checkpoint della missione prima di andartene. Ok. Quindi questo è tipo un rifugio. Se non mi dici dove si trova il tesoro di Crane, pitturo i muri con il tuo sangue! Tesoro? Tesoro? Hai scelto il momento sbagliato per un drink. Ma cosa stai... E tu che cazzo sei? Ehi! Non abbiamo ancora finito! Non sparare a Kul! È dei nostri! L'avevo detto che sarebbe finita male. Allora, spero tu abbia buone intenzioni e che sia qui solo per bere. Mi hanno già puntato addosso abbastanza arimi per oggi. Duchessa, interagisci. Interagisci, interagisci e... Sto premendo e... No... Controllare sempre la stanza prima di estrarre la pistola. Questo tizio non potrà più farlo. Oh, grazie. Non è esattamente la presentazione che speravo per il Wayward. Scusami, tesoro. Il primo giro lo offro io. Mi chiamo Duchessa. Posso fare qualcosa per te? Allora... Sto cercando il soprintendente del Volte 76. L'avete vista? Il soprintendente, eh? Allora sei tu. No, non l'ho vista, ma ho ascoltato cosa diceva. Nell'accampamento dall'altra parte della strada abbiamo trovato un nastro che ha lasciato per uno dei suoi abitanti, anche se adesso può dirsi superato. Che fosse per te, sarei lieta di consegnartelo. Però adesso che il tema della conversazione si è spostato sull'aiuto reciproco, forse c'è qualcosa che puoi fare per me in cambio. Ok. Mi darai... Cos'è questa storia? Parlava di un tesoro. Quanto te, tesoro.
È arrivato qui dicendo che dovevo rivelare dove fosse una persona di nome Crane, a cui forse devo aver servito da bere. Da allora, un via vai di delinquenti mi disturba in continuazione. Non è la situazione migliore per gli affari. Mi darai un assesso pendendente in cambio di cosa? Di una mano con un piccolo intervento diplomatico. Oh, il ragazzo che hai sistemato non è il primo della sua banda che viene qui. Ma voglio che sia l'ultimo. Quindi ho fatto bene a sparargli. Non a sistemare questo genere di cose. Ma siamo in pochi e non ho le persone giuste. Ma se vuoi pensarci tu, posso ricompensarti come si deve. Allora, che ne dici? Prometti che mi darai il nastro di soprintendente se ti aiuto con questa banda? Certamente, insieme a un po' di tappi. Tappi? Ok. Ci speravo tanto. Bene. Passiamo ai dettagli. Dunque, questi ragazzi sono venuti qui a cercare Crane. Io dico che possiamo sfruttare la cosa. Come ottenere l'attenzione di un branco di teppisti ostinati? Carisma, inviti per posta, forse quello che faceva mia madre per le mie feste di compleanno, anche se in effetti non veniva nessuno e nemmeno a quelle. Oh, tesoro. Beh, per quanto sia un'idea apprezzabile... Ecco, pensavo che potremmo adottare un'altra strategia. Dammi solo un attimo. Madonna, le animazioni, che cosa terrificante. Sì, dovrebbe andare. Ecco, sappi che la progettazione non è esattamente il mio forte. Sì, non male. Allora, qui ti ho scarabocchiato il progetto di un'insegna fatta in casa della società di caccia al tesoro Crane. Se non ho fatto casini, include un piccolo sistema di trasmissione integrato. Inviare annunci e attirare l'attenzione della banda dovrebbe essere una passeggiata. Non ci ho capito niente. Che gli devo creare? Devi solo realizzarlo e tramite questo dire al mondo che sei sul mercato. E poi convincere le canaglie che si metteranno in contatto con te a mostrarti dove si nasconde il loro capo. Vi hanno insegnato a realizzare i progetti in quel vault, vero? Sì, diciamo di sì. Non insegna, se no non so neppure da che parte cominciare. Merda. E va bene, nuovo piano. Pitturiamo tutti i bramini, poi li... Duchessa, il piano è perfetto. Per la realizzazione del progetto posso aiutare io. Come esattamente? Sono dovuto restare nascosto per un po' di tempo, in attesa che uno stupido... Perché ha la faccia da scheletro? ...se ne andasse via. Per passare il tempo ho letto dei vecchi manuali di addestramento e ho registrato dei nastri. Mort, basta con quei nastri. Hai un'alternativa migliore? Nulla che non riguardi la colorazione del bestiame. E va bene, puoi parlare con Morte. Ovviamente avrai anche bisogno di alcuni materiali, ma dovremmo averne già a sufficienza per prepararti un bel kit di approvvigionamenti. E ci metteremo dentro anche qualche razione, così non morirai di fame. Quindi forse dovrai ricavare alcuni pezzi di ricambio da questi rottami. Ma visto che mi stai facendo un favore, posso anche procurarti dei materiali per banchi da lavoro. Chissà. Magari con l'occasione imparerai qualcosa di utile. Dunque. Dai, madonna, ste pause. Vai. Molto, molto bene. Non vedo l'ora di levarci quei maledetti di torno. Una volta scoperto dove si nascondono, assicurati che il loro capo recepisca questo messaggio. Il Wayward va lasciato in pace. Ecco qua. Il nastro del soprintendente. Credo che nelle sue intenzioni quell'accampamento servisse ad aiutare i suoi a essere autonomi. Se ti serve un ripasso, forse vale la pena dare un'occhiata. Ok. Grazie alle ricette e progetti imparerai a creare nuovi oggetti. Apri il PBO e consulta oggetti, note.
Allora, oggetti, modifiche, materiali, note, progetto, insegno società. Caccia, ok, imparo una ricetta. Ah, ok. Un'altra ricetta fatta, perfetto. Cacciatore a pagamento, parla con morte della costruzione al tuo camp. Ok, va bene, è più o meno chiaro come funziona, solo che... che bel posticino. Uno spazzolone. Portablocco rovina. Oggetti su oggetti completamente inutili, secondo me. Ma dovrei interagire con morte, ma... Ascolta il registro del soprintendente, che è però camp, giusto? Fatemi uscire un secondo, ragazzi, ma anche perché non voglio tirarla troppo per le lunghe, a essere del tutto sincero. Che bella la mia foto che non è... che non sono io. Pessi stati di pelle animale rendono l'armatura di cuoio particolarmente resistente ai danni da energia. Magari oltretutto ho un'arma migliore adesso tra tutte quelle che ho trovato. Tipo quella che aveva il tizio potrebbe essere... Madonna, quanto è scomoda sta cosa però. Il tuo arrivo è stato davvero provvidenziale. Spero che Duchessa ti abbia offerto da bere. Io mi sa che... Non si leggono i danni oltretutto qua, cioè si leggono malissimo. Nata frammentazione, va bene. Ma vabbè, i danni sono comunque quelli, quindi mi sta anche bene così. Allora, ragazzi, andiamo un po' da quello, va. Eis il predone. Che cavolo è? Sì, un campo dopo aver lasciato il volo. Appena sarei in mezzo alla natura, apri il P-Boy e premi Z. Però prima voglio... A volte penso che dovrei bruciare questo campo. Ah, no. Ok. Che dici se faccio... Non ne so. Ah, aspetta, devo andare lontano da qui. Vero? No, aspetta, come funziona? Oh, un'area di costruzione esistente. Cioè? Cosa? Dove lo devo piazzare, scusa? Oh, grazie. Oh, oh. Mi sa che è vagamente radioattivo qui. Costruisci. Cos'è sta roba? Ma che cazzo? Ma che è? Budget deposita... Ma che è sta cosa? Vabbè, ragazzi. Allora. Sapete che c'è? Io mi sa che mi fermo volentieri anche... Sì, dai, mi era presa la curiosità di fare un altro paio di cose. No. Vabbè, mi fermo qua, ragazzi. Non fa per me. È troppo macchinoso. È troppo... Veramente... non so neanche come dirlo. C'è qualcosa nel comparto tecnico che mi infastidisce profondamente. Non dal punto di vista di colpo d'occhio, così... Non lo so. Non mi convince. A una prima occhiata, ovviamente, bisognerebbe giocarci un pochettino di più, ma già la lag dei nemici mi ha decisamente allarmato un po'. Vabbè, comunque ragazzi, fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate voi, se magari avete esperienza di Fallout 76. Io così è proprio a naso, così proprio a istinto, non sono tanto convinto, però
magari ditemi anche voi che cosa ne pensate. D'accordo gente? Beh, direi che per oggi è tutto, grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A presto!